Buongiorno, buongiorno da Istanbul. Non è la capitale della Turchia, è la seconda città più importante della Turchia, perché la capitale della Turchia è? Scrivetelo nei commenti se lo sapete. Allora, oggi siamo vicino a Taksim Square e ci andiamo a fare un giro per la città. Andiamo a fare una passeggiata, vi faccio vedere i posti più importanti, diciamo, più famosi. Se non siete mai venuti a Istanbul, questo video fa per voi. Sparsi per tutta la città ci sono sempre questi carrettini che vendono mais bollito e caldarroste. In autunno sono davvero eccezionali. Allora, siamo all'entrata della Istiklal, che è la più grande via commerciale di Istanbul ed è sempre affollatissima. Oggi poi è anche domenica, piena di negozi, negozi di abbigliamento, negozi di scarpe, negozi, ristoranti, caffè, diciamo questo è il centro nevralgico della città. Tra l'altro di qua passa anche il famoso tram rosso. Su tutta la Istiklal ci sono bandiere turche per tutta la lunghezza. Ogni tanto ci sono anche degli artisti di strada. Però non ci facciamo una passeggiata soltanto sulla Istiklal, perché voglio farvi vedere anche un'altra zona che è proprio a fianco alla Istiklal, che è il distretto di Beyoğlu. Si scrive Beyoğlu, si legge Beyoğlu. E adesso andiamo in una via laterale, perché qua c'è davvero un bel po' di casino. Oggi ci sono dei tifosi del Galatasaray, con le maglie rosse. Ok, andiamo a fare un giro di qui e vi porto nel quartiere di Beyoğlu. La G non si pronuncia. Allora, a Istanbul dovete stare attenti. Quando camminate ai taxi che non si fermano mai, beh, a dire la verità non si ferma mai nessuno, anche sulle strisce pedonali. State attentissimi quando attraversate la strada, ma anche sui marciapiedi non siete molto al sicuro. Diciamo, dovete stare sempre con gli occhi aperti. Adesso mi fermo qui perché sta passando un furgone e non c'è spazio. Ok, via libera. E eccoli, questi sono gli altri a cui dovete fare attenzione. Champion! Ok, non so cosa hanno vinto, boh. Comunque, io non seguo il calcio, ragazzi, soltanto quando ci sono i mondiali e gli europei. Quindi dicevo, dovete fare attenzione ai taxi e alle moto, agli scooter e praticamente a quelli che fanno takeaway, che portano il takeaway, e quindi vanno sempre velocissimi. Salgono sui marciapiedi, tagliano la strada, quindi state sempre con gli occhi aperti quando passeggiate a Istanbul. Allora, questo è uno dei miei quartieri preferiti. Quando vengo a stare a Istanbul, di solito trovo da dormire sempre in questo posto. Ci sono un sacco di caffè, ristorantini, negozietti dell'antiquariato. Adesso vi mostro un pochino qualche stradina, è un po' un labirinto. Come ho detto prima, stare attenti alle macchine. Di qua è un pochino più calmo, infatti questa è anche una strada che mi piace tantissimo. Qui adesso troveremo negozietti dell'antiquariato, oppure di collane, gioielli. In questa strada
fanno anche dei, di solito vengono qua per girare film, perché i palazzi sono molto belli. Ho visto un paio di volte una crew che stava girando un film o un documentario, non so. Questo video è un po' diverso dai soliti, sono 6 mesi che non faccio un video sul mio canale, sono stato un po' assente. Perché, direte voi? Perché fondamentalmente avevo perso un pochino la voglia di fare video e di viaggiare. Sono stato più tempo a Sofia, in Bulgaria, per la pandemia, ma adesso mi sono rimesso in marcia. Voglio farvi vedere questi simpatici ragazzi. Ehi! Come state? Belli, belli comodi. Vi ho dato fastidio, adesso vi siete un po' spaventati, quello voleva dormire. Sta cambiando posizione. E quindi adesso sono in viaggio di nuovo. Sono a Istanbul, sono partito da Istanbul, ho preso un autobus da Sofia e sono arrivato qua un paio di settimane fa. Mi sono goduto la città e adesso ho ripreso a fare video. Però c'è una novità. La novità è quella che ho deciso di cambiare tutto. Guardate che bello quest'angolo di Beyoğlu. Praticamente questo palazzo, io l'anno scorso sono stato in un Airbnb qui per 3 settimane e se non mi sbaglio è proprio quella finestra lì. Mi piaceva come casa, costava anche molto poco. Qui ci sono altri amici. Ciao, buona domenica. E guardate che bello quest'angolo. E di là sopra si va sulla Istiklal. Ora scendiamo di qua e andiamo verso Karakori. Andiamo verso il mare, andiamo verso il ponte di Galata. Allora, come stavo dicendo, cambio tutto. Cosa cambio? Allora, fondamentalmente sono un po' stanco di fare video di abbuffate. Qua sta succedendo qualcosa. Italiani. Ciao. Ok, italiani a Istanbul. E qui siamo nella zona di Karakori, che è molto più tranquilla della Istiklal, e qui ci sono praticamente soltanto caffè e ristoranti. C'è anche una zona dove la gente viene a farsi le foto per Instagram, magari ve la faccio vedere. E adesso sono le 12:30. Questo è un ristorante di hamburger che li mettono sempre qui ad appassire. Davvero non hanno un bel aspetto, perché sono sempre gli stessi che mettono fuori. E questa è la colazione turca. Praticamente ti portano tantissime cose. Oggi è domenica e quindi la gente alle 12:30 sta ancora facendo colazione. Ok, adesso vi porto in un vicolo parallelo che mi piace molto, perché c'è un baretto, un caffè dove mettono musica jazz, che sarebbe questo qui. Con queste sedie fuori. E questo è anche molto famoso, questo angolino, perché la gente ci viene a fare le foto per mettere su Instagram. Se mi seguite su Instagram, anzi andatemi a seguire su Instagram se non lo fate ancora. Ehi, c'è qualche uccello qua sopra, no? Come dicevo, questo è uno spazio dove fanno
Eccolo là, che sta andando a caccia. È volato via, t'ha fregato. Anche questa zona instagrammabile. Vedete, me la faccio anche io una foto. Guardate che belli questi graffiti. Foto instagrammabile. Qui c'è un altro bar carino con degli orsacchiottoni di peluche. Guardate che belli, sono giganti e li mettono seduti sulle sedie, la gente ci si siede a fianco. È pieno di gente che sta facendo colazione, colazione turca. Se vi ricordate, se mi seguite da un po' sul canale, l'anno scorso ho fatto un video sulla colazione turca Van Cavalti, vi metto qui il link così lo andate a vedere. Guardate qui quante portate, di solito sono uova a tegamino, sono salsicce fritte, questo si chiama menemen, poi ci sono un pochino olive, pomodori, cose dolci. Logicamente fare la colazione da soli è quasi impossibile. Ho detto quasi perché io l'anno scorso l'ho fatta da solo. No, anzi, ero con un amico, ero con Diego, però mangiavo quasi tutto io. Guardate, guardate la fila per fare colazione. Per mangiare praticamente due uova fritte, un po' di salami, formaggi. Hello, merhaba. mozzarelline, pomodori. Ok, adesso andiamo di qui e siamo arrivati sul mare e adesso vi porto a fare un giro sul ponte di Galata. Siamo vicino alla torre di Galata, a un certo punto ve la faccio vedere. E qui è famoso quest'area perché la gente viene a pescare a tutte le ore del giorno. Di qua si prende anche il traghetto per andare sulla parte asiatica, che è quella lì. In quest'area ci sono tutti i ristoranti a base di pesce, perché qua si può mangiare orata, spigola. Questi sono tutti ristoranti a base di pesce. E siamo di qua, si vede il ponte di Galata. Allora, mi sono seduto qui per ordinare un chai. Tanto volevo dirvi perché non voglio più fare così tanti video di cibo, per tantissimi motivi. In primis perché avere un canale di cibo a lungo termine non è sostenibile. Mi sentivo un pochino costretto a dover fare video di cibo, mangiare a destra, a sinistra. Se seguite YouTube Italia sapete, qualche mese fa un famoso youtuber è mancato, Omar Palermo di YouTube, anche io, che faceva mukbang. Non so se voi conoscete Avocado Nico Cado, è un altro americano che fa mukbang, che un paio, 3-4 anni fa era un ragazzo in forma, adesso anche lui pesa 150-200 kg, non so quanto, è diventato milionario, però sta rovinando tantissimo la sua salute ed ha appena 29 anni. Io 29 anni non li ho e devo controllare un pochino di più la mia dieta. Quindi fondamentalmente parte da questo il mio cambiamento. Sì, continuerò a fare ogni tanto video di cibo, ma ci saranno anche altri tipi di video. Esploreremo di più la cultura dei paesi, parleremo con la gente, vedremo posti naturali, posti più belli. Mi piacerebbe anche visitare più posti UNESCO. E questo è il Galata Bridge, ponte di Galata, e quella è la torre di Galata.
ma ve la faccio vedere meglio in seguito. Allora, si può andare di qui e ci sono tutti ristoranti anche qui che servono pesce, oppure si può salire sopra dove ci sono pescatori. Adesso facciamo un giro da sotto e vi faccio vedere i ristorantini, che sono molto turistici. Ci sono stato l'anno scorso, per me il cibo è discreto lì, niente di che, si può mangiare meglio il pesce in altre aree, diciamo. Però comunque, se siete da queste parti, soprattutto la sera, è molto bello qui, perché c'è tanta gente, si può vedere il mare, le luci della città, diciamo, c'è un'atmosfera diversa. Ciao, ciao. Logicamente ci sono i butta dentro, quando passate di qua la sera, anche durante il pranzo, cercano di farvi sedere, e sono tutti più o meno uguali, che hanno più o meno gli stessi prezzi. Guardate, spigola, orata, e come potete notare è pieno di turisti, persone straniere. Buongiorno, ciao, bello. Dove Giovanni? Mamma Roma. Comunque, se volete mangiare il pesce buono, andate magari nei ristoranti che sono lì a Caracoi, si mangia meglio che in questi ristoranti, tutti che vogliono mostrare la loro conoscenza base di italiano con buongiorno, buonasera, signore, ed è questa l'unica cosa che sanno italiano. Qui siamo sul ponte di Galata con i pescatori. In quest'area ce ne sono di meno, perché devono passare le navi, se no le lenze danno fastidio. E quella è la moschea Rustem Pasha. Guardate che bello di qua. Venus. Oggi è una bellissima giornata di sole, ci sono 15 gradi e siamo a fine novembre. Guardate quanti pescatori, c'è anche molto pesce da pescare. La cosa che ho notato qui, la mattina presto sono persone più adulte, sui 50-60, e poi da pranzo, dal pomeriggio, ci sono più giovani. Guardate quanto pesce, pesce azzurro. Ed è così tutti i giorni. Io sono stato a Istanbul 12 anni fa ed era la stessa cosa, sempre così pieno di pescatori. Dopo 12 anni saranno altri pescatori, dopo 12 anni è ancora così. Questa zona, il ponte di Galata, è per pescare. C'è gente anche che vende le esche. Guardate, vi faccio vedere, questo è un negozietto, praticamente vende le esche, le lenze e tutto quanto. Pescetti, pescetti, e questi sono un po' più grandi. E questa qui è un'altra zona che è rimasta così da 12 anni. 12 anni fa c'erano le stesse barche, o almeno erano uguali a queste, non so se siano le stesse, dove cucinano i sandwich col pesce, e c'è sempre tantissima gente. Adesso scendiamo giù, ma vi voglio far vedere questo lato dove si vede benissimo la torre di Galata e il ponte
come vedete, ristoranti sotto e pescatori sopra. E di qua c'è il ferry, il traghetto, si può prendere il traghetto di qua per andare a fare un tour del Bosforo. Scendiamo i gradini. Guardate, adesso vi faccio vedere dove cucinano il balik. Sinceramente qua non è il migliore che io abbia mai assaggiato qui a Istanbul. Guardatevi i miei video precedenti di Istanbul, dove mangio un balik davvero davvero buono. E queste sono pickles, sarebbero cetrioli e verza in salamoia. La salamoia qui è buonissima, costa davvero poco, 50 centesimi, 5 lire sarebbero 50 centesimi. Guardate quanta gente c'è, fila, e si mangiano soltanto panini con il pesce. Guardate, adesso vediamo se riesco ad arrivare. Merhaba, merhaba. Good? Good? Faccio vedere la barca. E lì ci sono le piastre dove cucinano il balik, il pesce, in quantità industriali. Guardate, catena di montaggio. Ora, come tradizione dei miei video passati, io dovrei essere lì ad assaggiare uno di questi panini col pesce, ma come ho detto prima, facciamo altri video adesso. E l'ho assaggiato già questo panino, non è un granché, non è il mio preferito. Invece andiamo adesso a visitare il mercato delle spezie. Qui siamo all'esterno del bazar delle spezie. Se vi fate una passeggiata di qua, vi offrono di tutto. Questo è formaggio, olive, guardate, ci sono le olive rosa, guardate che bello. Hello, hello. Hello, my friend. Cheese, formaggio, ci sono arachidi, pistacchi. Questi si chiamano locum, sono super dolci, super zuccherati. Ok. Buono? It's good? Ok, ok. Che casino, che casino. E qui ci sono delle spezie super colorate. Tutti a magnucchiare. Io le ho assaggiate queste robe, sono super super zuccherate. Per quello è meglio starci lontano. Sono gelatinose, gommose, locum, che sono delle caramelle, sono delle gelatine. E questi sono peperoni secchi, se non sbaglio. Più o meno vendono tutti le stesse cose. E qui spezie. Queste domates sarebbero pomodori. Guardate che bello qua. Io lo so che questa decisione di non fare più cibo per ogni video che pubblico mi penalizzerà, perché l'algoritmo di YouTube funziona praticamente così. Scegli una nicchia, fai quello per sempre e cresci. Lo so perché in passato ho fatto altri video che non erano di cibo e non avevo le stesse visualizzazioni, però io non voglio rimanere
intrappolato, imprigionato in questa scatola dell'algoritmo, voglio fare quello che mi piace fare, voglio divertirmi a fare video e voglio mostrarvi tantissime cose del viaggiare, che non è soltanto il cibo. Ci saranno video di cibo, non è che adesso faccio un video di cibo e mi commentate oh, avevi detto che non farai più video di cibo. No, ci saranno anche, però non saranno la priorità. Mascherina è d'obbligo, c'è tantissima gente, qui bisogna passare con metal detector, vediamo se mi fanno passare. Io ho messo la mascherina intanto. Mi hanno fatto passare. E questo è il bello di non avere una telecamera troppo grande. Sto registrando con l'iPhone, iPhone 13 Pro, che ho comprato apposta per questo viaggio in Turchia e per i prossimi viaggi. Guardate che bello qui, guardate. Spettacolo 1664, restaurato benissimo, e qui praticamente è una torretta dove andavano a pregare, non so se pregano ancora adesso. Ora ci facciamo un giro e noterete che bene o male hanno tutti le stesse cose, perché questi vengono praticamente riforniti, ok, all'ingrosso, si riforniscono all'ingrosso e ogni negozietto vende le stesse spezie, gli stessi tè, gli stessi locum, gli stessi dolciumi, quindi ne visitate uno, li avete visti tutti. Però è interessante farsi una bella passeggiata qua dentro, vi offriranno di assaggiare quello che hanno, soprattutto il tè, vi inviteranno dentro ad assaggiare il tè. Questi sono tè di diverse varietà. Ciao! Solo guardiamo, per favore! Hai visto? Solo guardiamo. Un po' di italiano lo conoscono tutti. Spezie anche qua. Questo è zenzero, paprika, curry, chili. Italian food. Queste sono spezie chiamate Italian food. Chissà cosa ci sarà dentro. Qui c'è la menta, qui c'è la curcuma, questo è sale himalayano e questi sono tutti tè. Guardate, guardate questo qua, jasmine balls, adesso ve le faccio vedere dappertutto, hanno tutti le stesse cose. Datteri, fichi secchi, guardate, jasmine flower, hanno tutti le stesse cose, quindi se volete comprare qualcosa potete contrattare, ma più o meno avrete sempre gli stessi prezzi. Anche qui jasmine balls, e qui abbiamo della baklava, qui abbiamo lo kumar. No, grazie, grazie, sono pieno. Italia. Buongiorno. Grazie. Buongiorno, buonasera. Scusa, pizza spaghetti. Abbiamo regalo per la suocera. Per la suocera, regalo per la suocera. Per la suocera. Sì, no, grazie. Solo guardare. Sì, infatti sto guardando. Allora, dentro guardare. Bella, ti faccio, bella. Vediamo dentro, però abbiamo... devi parlare italiano. Un poco, okay. Signore. Abbiamo Viegrate, turco Viegrate. Ok, Viegrate, sì, ok. Questo è bellissimo. Questo è il tè Viagra. Questo? Tu come ti chiami? Come hai detto? Come ti chiami? Hassune. Gianni. Sì, Hassune. Piacere. Assaggiare nice questo, sì. Questo assaggiare. Anticorona. Anticorona. Assaggiamo. Assaggiamo. Olero. Ok. Olero. Questo è anticorona. Olere, sì. C'è eucalipto. Sì, eucalipto. Ah. Questo tendo dentro menta, limone, tè verde. Menta, limone e tè verde. Assaggiamo. Abbiamo frutta secco tè. È fortissimo. Sì. Assafarano, iraniano. Assafarano. Questo è zafferano. Zafferano. Oggi ti insegno l'italiano. Che bocco d'italiano. Italiano. Signore, grazie. Abbiamo picca spezia, al piccante. Spezie piccante. Questo per la suocera también, per la suocera. Anche questo per la suocera. Abbiamo dolce turco. Dolce.
frutta secco, frutta secca, figo, guardate, fichi, dattile, datteri, pistacchio, pistacchio con assaffarano e con limone. Signor, questa è la tianda. Che? 53 la tianda. Ok. Questa Ramazano Giambase. Ok, se volete venire da Assuma 53. Grazie signore. Te secolare. Ciao Gianetto. Ciao. In Italia Gianetto. Ciao Gianetto. In italiano Gianborno. Gianborno. Che? Buongiorno. Buongiorno Gianborno. Buongiorno. Gianborno. Buongiorno. Grazie mille. Ciao signore. Ciao. Ok, ci siamo fatti una chiacchierata con Assuma e gli ho insegnato un pochino di italiano. Ma forza lupi. I lupi sono di Roma. I know. Is it for Italian language? Forza lupi. Ok, bravissimo. Come inside, no, I give you tea. Uguale. Grazie, c'hanno anche qua le palle di jasmine. A little bit. I am famous in Italy. Ok, I need to go. Mamma l'Italia! Tanto mi fai vedere le stesse cose. No, I don't want tea. This is eucalyptus tea. I am a doctor. I am an engineer. He gave me the same tea, eucalyptus tea. No, not the same. Okay, let's try. Ok. I can take you. No. Mi stanno dando un altro tè all'eucalipto. Eucalipto, molto bella, bellissimo, Italia. Ah. This is better? The same, uguale, vedi, no. è un po' Come ti chiami? No. Come ti chiami? What's your name? My name is Selim. Selim, thank you very much. Grazie very Roberto. Much. Gianni. Grazie Gianni. Ciao bello. Gianni, mangiare lo cu. No, non voglio mangiare niente, grazie. Molto bella. No, it's okay. Assaggiamo un lo cu, uno piccolino. Mangiare lo cu. Lo cu, ma questi sono pieni di zucchero. Sono Italia. pieni di zucchero. Dammi, mangio due noccioline, guarda. Aspetta, dammi due di questi. Are you Roma? Martina Franca. Conosci Martina Franca? No. Martina Franca è in Puglia. No, I don't know. Va bene, forza lupi, dai. Oh yeah, forza lupi. Assaggio una di queste, ok? Ok, Selim? No problem, my friend. Assaggiamo questi tre pistacchi. Sono buoni i pistacchi. Sangiare Roberto. Almendra. Gianni. Sangiare Gianni. Almond. Assaggiare. E sangiare Gianni. Assaggiare. Assaggiare. Molto bella. Bellissimo. Buono. Monica Bellucci, molto bella. Monica Bellucci. Solo Monica Bellucci. Molto bella. Bellissimo. Preferita. Bellissimo. I love Monica Bellucci. Tu forza lupi. Yeah, forza lupi. Sempre. Shop is named Pearl, okay? Italian people coming, I give you better price for everything. I promise you. Perfetto. Italia have for good discount, but forza lupi free. Okay. Ragazzi, tutti i romanisti, venite qua alla tenda 62 da Selim. Ciao bello Gianni. Ciao. Forza lupi. Ok, mi hanno fatto mangiare un super dolce locum, lo stesso tè, ve l'ho detto. Ognuno vi offrirà il tè eucalipto. Anche qua le stesse cose, più o meno, vi faccio vedere le stesse spezie. Buongiorno, Italia. Buongiorno. Ciao. Sicilia. Sicilia. Parli italiano. Poco. No, poco. Lo voglio vedere. Guardate anche qua le palle di jasmine. Questo mi voleva offrire tè. E ha rotto la tazza, peccato, sarà per un'altra volta, non ha funzionato, era troppo emozionato. Parli italiano? Sì, italiano. Tu parli lasciatemi italiano. Cantare. Lasciatemi cantare. Anche qui parlano due o tre parole in italiano e anche qua hanno le palle di jasmine. Un pochito video, anch'io. Vedi, parlano mezzo italiano, questi fanno tutti casini qua, quello ha rotto il bicchiere, questo ha buttato tutto per terra. Siamo tutti emozionati quando arrivano in YouTube. Vediamo qua se ci sono le palle di jasmine, anche qui le vedi? Jasmine tea. Giasmino. Italiano? Eh sì, italiano. Dove Italy? Eh? Dove Italy? Martina Franca.
tu? Sicilia. Sicilia, di che città di Sicilia? Sicilia, joking, my friend. Sì, sì, tu giochi, fai degli scherzetti, fai. No, ecco. Grazie. Grazie mille. Melograno, c'è Melograno. Guarda, offrono tutti la stessa cosa. Siro succaro. No, va benissimo. Siro succaro. Va benissimo. Safferano para risotto. Grazie. Ciao. Lasciatemi cantare chi la chitarra in mano. Mamma mia, Italy. Italy. Bravo. Ok, come avete visto, conoscono due o tre parole di italiano, qualche canzoncina, fondamentalmente cercano tutti di accalappiarvi e vendervi qualcosa, le stesse spezie, gli stessi dolciumi, lo stesso tè. Adesso usciamo dal mercato delle spezie, che ha perso un pochino della sua originalità, diciamo, non è più come tanti anni fa. Adesso andiamo al Gran Bazar. Allora, raga, il Gran Bazar è chiuso, non so perché, forse perché è domenica. Niente, meno male che c'era il Bazar delle Spezie. Gran Bazar chiuso. Why is closed? Sunday? Every Sunday is closed, bro. Every Sunday, ok. Yeah. No worries. Hey, welcome. Have take a look, bro. Thank you. Allora, ogni domenica il Gran Bazar chiude. Adesso lo sapete e quindi evitate di venire qui la domenica. Io ci sono venuto tante volte, mi dispiace non potervelo mostrare. Andiamo a fare un giro alla moschea di Hagia Sophia. E qui si intravede già la moschea di Hagia Sophia, che prima era una chiesa cattolica, se non sbaglio, poi è stata convertita in moschea ed è sito UNESCO. Adesso andiamo dalla parte centrale e ve la faccio vedere anche da dentro. Ok, questa è l'entrata. No, non ci sono controlli, soltanto un gazebo con della polizia, ma nessun controllo. Siamo dentro in questo spiazzo. Quella che vedete lì è la moschea blu, però non ci andremo perché è in restauro anche quella, praticamente non si vede niente, c'è solo una piccola zona per pregare e non vale la pena. Ci sono stato una settimana fa, è davvero è inutile entrarci, è una perdita di tempo. Non si vede la bellezza della moschea blu perché gli interni è davvero maestosa. Purtroppo è in restauro. Ci sono stato anche l'anno scorso ed era in restauro anche l'anno scorso. Grande moschea di Hagia Sophia. E infatti c'è davvero il caos. Domenica sono tutti qui, poi è una bellissima giornata di sole. Entriamo dentro, ve la faccio vedere per chi non ci è mai stato. Vale la pena darci un'occhiata. Qui c'è un affresco importantissimo. Questo è un mosaico del X secolo. Alla destra c'è l'imperatore Costantino, il fondatore di Costantinopoli, praticamente il vecchio nome di Istanbul, e ha in mano un modellino della città. E sulla sinistra invece abbiamo l'imperatore Giustiniano, che ha un modello appunto della moschea di Hagia Sophia, e al centro abbiamo la Vergine Maria. Thank you.
guardate quanta gente. Bisogna togliersi le scarpe e metterle dentro quei cassetti. Guardate che spettacolo. C'è la moquette, tappeto dappertutto ed è davvero magnifico. Tantissima gente. Guardate che meraviglia. Questi candelabri magnifici. E ci sono ancora degli affreschi, probabilmente dell'era cristiana, e ci sono queste grandi scritte che, da quello che immagino, dovrebbero essere scritte prese dal Corano. E qui si sta pregando con calma. Guardate che bella, è davvero maestosa. Bene ragazzi, ci siamo anche sentiti i canti, le preghiere del Muezzin, è stata davvero un'atmosfera particolare. Che dire, io sono arrivato alla fine di questo video, spero che questo formato più stile vlog vi possa piacere, probabilmente perderò qualche iscritto o magari qualche iscritto in più lo guadagnerò, l'importante è che io continui a divertirmi, a fare video con passione e a far divertire anche voi. Voglio mostrarvi tutte le sfaccettature di un viaggio, non soltanto il cibo, ma anche la cultura, le tradizioni, la gente, le bellezze naturali, un po' di tutto. Spero che questo video vi sia piaciuto, non dimenticate di iscrivervi al canale, di cliccare sulla campanella e ci vediamo alla prossima. Bye bye!